Finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un 62enne trapanese, direttore di una filiale di un importante istituto di credito con agenzia sull'isola di Favignana dal 2001 al 2022. Il provvedimento richiesto dalla locale Procura della Repubblica ed emesso dal GIP del Tribunale di Trapani consegue ad indagini espletate dai finanzieri della tenenza di Favignana e del gruppo di Trapani a seguito dell'inoltro da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di alcune segnalazioni per operazioni sospette con le quali erano state segnalate numerose movimentazioni ingiustificate dai conti correnti di una persona affetta da cecità totale. In particolare veniva comunicato che tra il 2017 e il 2021 erano stati prelevati in contanti dai conti correnti di una persona con disabilità oltre 400.000 euro con una media di 100.000 euro annui e 10.000 euro al mese, prelievi in gran parte effettuati dall'uomo, dal direttore nella sua mansione appunto di direttore e gestore di investimenti della clientela privata, il quale si sarebbe appropriato indebitamente delle ingenti somme di denaro in possesso della disabile ex dipendente comunale in pensione. Il modus operandi rilevato nel corso delle complesse indagini ha evidenziato chiaramente come l'indagato avesse scelto la sua preda tra i clienti più facoltosi presenti sull'isola, ma anche tra quelli anziani e in precario stato di salute, possibilmente soli o con congiunti lontani di cui era riuscito a guadagnarsi la totale fiducia. Nel suo proposito, il direttore di banca era stato molto abile nel creare la sua ex impiegata del comune di Favignana un rapporto esclusivo e personale, arrivando in taluni casi anche a risolvergli problemi di carattere quotidiano, il tutto ovviamente finalizzato a ottenere la completa gestione del cospicuo patrimonio finanziario in possesso della vittima. In tal modo ha potuto arbitrariamente simulare la sottoscrizione di polizze di investimento, impadronirsi di somme relative a disinvestimenti non disposti dalla titolare, effettuare bonifici e prelevamenti diretti nei suoi conti correnti a sua insaputa. Per raggiungere tali scopi ha più volte creato anche documenti bancari e deleghe a operare con sottoscrizioni false e acceso rapporti bancari sconosciuti alla vittima al fine di meglio effettuare le operazioni. In molte occasioni anche per effettuare i prelievi illeciti avrebbe utilizzato indebitamente le credenziali di altri colleghi di banca. I reati contestati sono quello di furto aggravato e di autoriciclaggio delle medesime somme di provenienza delittuosa. L'attività giudiziaria inquirente in ordine ai reati contestati ha disposto nei confronti dell'ex direttore di banca sequestro preventivo in funzione della successiva confisca sino all'importo di 350.000 euro, pari alla somma complessivamente sottratta alla disabile nel corso degli anni dai suoi conti correnti, nonché per un importo di 40.000 euro circa di un immobile ubicato a Trapani acquistato in parte con le somme di denaro illecitamente prelevate dai conti della vittima. Le indagini sono tuttora in corso con riguardo all'approfondimento della posizione di vari soggetti sui conti correnti dei quali sono transitate le somme prelevate dalla vittima, nonché sulla ricostruzione dei flussi finanziari impiegati dall'indagato per l'acquisto dell'immobile sequestrato. La direzione dell'istituto di credito coinvolto nell'indagine, dopo che aveva avviato immediatamente la procedura di sospensione del direttore indagato, aveva risolto nei mesi scorsi il rapporto di lavoro. Una circolazione così elevata di denaro contante non solo potrebbe costituire una violazione delle norme antiriciclaggio, ma potrebbe anche alimentare fenomeni illegali connessi ad attività usuraie. Le somme trafugate dal conto corrente della truffata, infatti, potrebbero essere state trasferite a terzi e impiegate in attività illecite.